L'anno scorso sono passati 10 anni, eppure tutti ci ricordiamo che il 2011 è stato l'anno di The Elder Scrolls V Skyrim, che io dopo 10 anni, 11, ancora non riesco a pronunciare correttamente. Quanto sarebbe importante allora per l'industria se il 2022 venisse ricordato come l'anno di Starfield? Videogiocatori, videogiocatrici e belle persone che bazzicano dalle parti di Spazio Games, bentornati a tutti, io sono Stefania Sperandio e oggi voglio fare con voi una piccola riflessione su un gioco che non è ancora estremamente discusso tra quelli in arrivo perché è ancora lontano e a febbraio e marzo ci aspettano tante belle cose prima di lui, ma che comunque arriva da dei pesi massimi, perché sto parlando di Starfield. Starfield è la prima nuova IP dai tempi di The Elder Scrolls e di Fallout firmata da Bethesda Game Studios. Perché voglio parlarvene oggi in questo video? Non voglio che la cosa venga fraintesa come capita soprattutto a quelli che non hanno letto il corrispondente di questo video in formato testuale, ma magari si sono fermati come sempre al titolo a cercare di dedurre di cosa parlasse. Non voglio che questa riflessione venga presa come un montare l'hype per Starfield, anzi è il contrario, io ci vado sempre con i piedi di piombo. Stiamo parlando di uno scenario ipotetico in cui Starfield potrebbe rivelarsi un grande gioco, stiamo parlando della speranza che Starfield possa rivelarsi un grande gioco. Nessuno ha la certezza che lo sarà. Qual è il lato interessante di questo progetto? Come vi dicevo, il lato interessante è che parliamo della prima IP completamente originale per Bethesda Game Studios dopo Fallout e dopo The Elder Scrolls. Questo significa che già quando ha annunciato il gioco, Todd Howard stesso, il creative director, ha sottolineato che è la prima volta che sperimentiamo con qualcosa di completamente nuovo. Questo non significa che Starfield sarà un videogioco in modo completamente diverso rispetto ai videogiochi attuali di Bethesda Game Studios. Loro stessi l'hanno definito una sorta di Skyrim nello spazio, però ci dice che mettendo da parte la forza delle IP, che di solito è quella su cui si punta nell'industria dei videogiochi, Bethesda Game Studios ha detto: noi siamo forti del nostro nome in quanto Bethesda Game Studios, usciamo dal seminato delle IP che abbiamo già, le mettiamo in pausa e vogliamo prenderci il rischio di farne una completamente nuova. E quanto spesso lo vedete fare all'interno dei AAA? È una scelta coraggiosa, a suo modo, perché quando devi creare qualcosa di completamente nuovo, e chiunque sia creativo in qualsiasi ambito e sta vedendo questo video lo sa, la pagina bianca è stimolante e paralizzante allo stesso tempo. Loro potevano semplicemente sedersi, aspettare che un nuovo The Elder Scrolls, pensate ogni volta che si nomina qualcosa di TS6 quanta attenzione si muove, o un nuovo Fallout, si vendessero da soli, perché sono nomi che si vendono da soli, io non devo convincerti a comprarli. Faccio il marketing, te lo presento, te lo faccio provare, te lo faccio assaporare per farti venire voglia del mio gioco, ma so che c'è già un'alta voglia del mio gioco, perché sono franchise arrivati a un punto in cui si vendono da soli. Loro, anziché accomodarsi su questa cosa, ed è questo il dato interessante, hanno detto: ok, no, facciamo una cosa completamente nuova. E fare una cosa completamente nuova vuol dire che tu, anche se magari erediterai lo scheletro in alcuni casi delle meccaniche che hai portato al successo in giochi come Skyrim, devi comunque avere una lore, devi creare un universo, in questo universo ci abiteranno umani, ci abiteranno alieni, ci abiteranno tutte le razze che ti pare, hanno un culto, hanno un modo di vestire, hanno loro musica, hanno dei loro mezzi di trasporto, devi creare un universo. Questa è una cosa dispendiosa, da fare, da immaginare, da far funzionare. Quindi anche questo rappresenta un rischio. Chi ci dice che l'universo di Starfield ci piacerà? Chi dice che apprezzeremo davvero l'idea di uno Skyrim ambientato nello spazio? Chi ci dà questa certezza? Niente e nessuno. Cioè, nonostante loro hanno messo un attimo in soffitta sia The Elder Scrolls sia Fallout per dire vogliamo provare a fare una cosa diversa, con un nome diverso. A fare da traino c'è il fatto che la facciamo noi, quelli di Skyrim. Però sarà una cosa diversa. Non lo hanno fatto facendolo piovere dal cielo, ovviamente. Se voi guardate alla storia recente sia di Bethesda Softworks, che di recente tra l'altro è passata sotto l'egida degli Xbox Game Studios, sia di Bethesda Game Studios in sé, loro hanno prima lavorato sul rendere perpetue le entrate dei loro franchise più famosi.
The Elder Scrolls Online, che è stato realizzato da ZeniMax Media, ad esempio, è partito piano piano, adesso ha un suo zoccolo duro di community che continua a giocarci e continua a tornare a ogni espansione. Pensate invece all'esperimento Fallout 76 fatto da Bethesda Game Studio stessa, molto più claudicante, molto più complicato, molto più difficile da rilanciare, ci stanno provando di espansione in espansione perché assolutamente al di sotto delle aspettative e deludentissimo, però hanno cercato con la stessa logica di rendere persistente il nome di Fallout. Non è che io incasso solo perché esce Fallout 4 e poi va a scemare perché non è più il suo day one, io devo avere una persistenza nelle entrate. È una cosa che hanno sperimentato anche nel panorama mobile. Pensate all'esperimento di Elder Scrolls Blades, non riuscitissimo secondo me, però hanno provato a sperimentare da questo punto di vista. Pensate al molto più riuscito Fallout Shelter, che prende la lore e anche il mood, le ambientazioni, il serio e il faceto che albergano dentro il mondo post-apocalittico di Fallout per adattarli al panorama mobile, quello molto più riuscito. Hanno cercato di sperimentare con le loro IP che avevano già per rendere le entrate da queste IP molto più persistenti e a quel punto si sono concessi di dire ok, questo è il momento, dobbiamo fare una nuova IP. Dobbiamo prenderci il rischio di fare qualcosa di completamente nuovo e non glielo faceva fare nessuno. Nessuno li ha costretti, anzi nessuno probabilmente li avrebbe motivati a farlo, perché quando tu ti prendi il rischio di fare una nuova IP, se fai il botto hai una nuova freccia al tuo arco con la punta dorata, se fai il tonfo tu hai speso di brutto e venendo da delusioni come Elder Scrolls Blades o venendo da delusioni come Fallout 76, il tonfo che fai, se Starfield fosse deludente, è grosso, ma proprio grosso. Tu potevi metterti in panciolle, continuare a far chiacchierare di Tess 6, che tanto la gente diventa matta, anche giustamente, quando si parla di Tess 6, e farti gli affari tuoi bello sereno e rilanciarti con quello magari anche l'immagine. No, ti sei fermato per prenderti un rischio. Ecco perché penso personalmente che se questo rischio, Starfield, si traducesse in un grande gioco, allora sarebbe bello, a suo modo. Se tra 10 anni noi ci rigirassimo verso il 2022 e dicessimo «Ah cavolo, è l'anno del debutto di Starfield!» Se invece Starfield si rivelasse essere un gioco mediocre a suo modo, dimenticabile, solo uno tra tanti, allora vorrebbe dire che il prendersi dei rischi di Bethesda Game Studios non è stato ripagato dalla qualità che è riuscito a offrire e quindi dal successo che il gioco è riuscito a raggiungere. E questo sarebbe un brutto messaggio per l'industria. Quindi perché spero che sia un gran gioco? Ma lo spero! Non ho la certezza che lo sia, nessuno ce l'ha, ribadisco. Io spero che sia un gran gioco, perché se lo fosse, Bethesda Game Studios starebbe dicendo ad altri grandi publisher che non si prendono rischi. Sono pochissimi i publisher che si prendono i rischi. Mi viene in mente ad esempio Ubisoft, che ok, porta avanti Assassin's Creed, porta avanti Far Cry, porta avanti Watch Dogs, però si concede gli esperimenti, rischia, investe, ha lanciato Immortals, ha lanciato Riders Republic, ha lanciato Steep. Si permettono di tentare qualcosa all'infuori di quello che, di quel ferro caldo che continuano a battere. Non tanti lo fanno, anzi pochi lo fanno. Pensate ad esempio ad Activision, che dalle ultime informazioni che sono emerse ha tutti i suoi team concentrati su Call of Duty e i suoi satelliti. Quindi punta solo all'IP di successo, punta solo all'IP che sa che funziona, a quella monetariamente più forte. Se dovessimo scoprire che Starfield è un grande gioco e che quindi Bethesda si è presa un rischio sensato, perché viene ripagato dal fatto che eravate scettici, volevate tutti The Elder Scrolls, guardate che bel gioco che abbiamo fatto, allora anche altri publisher magari potrebbero recepire il messaggio che puoi andare fuori dal seminato. Non devi stare necessariamente dentro le stesse IP che spesso ci rivendono su base annuale con modifiche minime. Si può fare di più e si può fare meglio di così. E se Starfield fosse un grande gioco, e io lo spero di cuore, ce lo starebbe dicendo e lo starebbe dicendo a tutti. Potevano mettersi comodi e continuare all'infinito a rimbalzare da Tess a Fallout, si sono fermati per dire no, vogliamo fare una cosa diversa. Poi quelli li recuperiamo, quelli li facciamo, Tess Save l'abbiamo annunciato, lo faremo, ma non adesso. Adesso vogliamo fare altro. Vogliamo fare altro. Quanto conta questo vogliamo? Fatemi sapere cosa ne pensate, che aspettative avete su Starfield prima di tutto, se pensate che magari possa davvero
trovare il modo di imporsi come la terza grande IP di casa Bethesda Game Studios, o se magari sarà un progetto più in sordina, anche in virtù del fatto che comunque sarà legato all'esclusività del mondo Xbox, perché passa sotto l'egida di Xbox Game Studios. Come vi dicevo, io spero di cuore che sia un gioco maiuscolo per dimostrare che si può fare senza necessariamente seguire sentieri già tracciati anche dal punto di vista della commerciabilità del nome. Scopriremo insieme l'11 novembre, a quanto pare esattamente 11 anni dopo Skyrim, se sarà questo il caso. Io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Se lo avete apprezzato, vi raccomando come sempre di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi, e vi do appuntamento presto sul canale di Spazio Games. The Elder Scrolls, The Elder Scrolls, The Elder Scrolls, è impossibile da dire.